questo programma è offerto da Salve amici, ben ritrovati a tutti. Oggi sono qui per testare un'arma davvero particolare, la Patrol della serie MVP di casa Mosberg in calibro 300 Blackout, sulla quale ho deciso di montare un'ottica altrettanto particolare, un'ottica compatta di casa Oak con ingrandimenti variabili 3-12x40 mm. Si tratta dell'IRMAX 30 SF Compact, un abbinamento tutto da scoprire. Le munizioni che utilizzerò per questo test sono le Hornady Subsonic con palla Sub-X da 190 grammi. Bene, io cedo la linea a Valentino per le consuete spiegazioni, noi ci vediamo al poligono con Antonio e poi naturalmente a caccia. Bentornati all'azienda vitivinicola La Spinosa. Oggi con noi abbiamo un prodotto molto inconsueto. Trattasi della Mosberg MVP Patrol Rifle in 300 Blackout. Sì, un bolt action in 300 Blackout. Vediamo un po' che cosa abbiamo per le mani. Allora, vediamo l'impostazione da gun sight, da scout rifle per certi versi. Con un bolt action praticamente con la canna molto corta e le mire metalliche e il rompifiamma. Rompifiamma appunto, un birdcage vecchia scuola, classico, efficacissimo sia come spegnifiamma e per certi versi sia anche come mitigazione del rilevamento. Non tanti lo sanno, ma funziona anche abbastanza bene come compensatore. È avvitato sulla canna con una filettatura 5 taglie 24, quindi assolutamente rimpiazzabile con la stragrande maggioranza dei freni di bocca che ci sono in circolazione. La canna appunto dotata di questo spegnifiamma è dotata anche di un mirino in fibra ottica di generosissime dimensioni che dovrebbe far la coppia anche con una tacca di mira regolabile in altezza posteriore che è stata rimossa per poter montare più agevolmente il cannocchiale. Canna in 300 Blackout, abbiamo detto, da 16,25 pollici. Una lunghezza limite per certi versi per il 300 Blackout che nasce per performare in canne molto corte. Il passo di rigatura anche è 1,7, quindi dovrebbe trovarsi piuttosto bene sia con le supersoniche che con le subsoniche. L'azione, che è la classica MVP, poggia su questa calciatura molto semplice in polimero. È un polimero non tanto flessibile, ma con una bella superficie grippante, bello, non scivola. Molto semplice come disegno, dotato di magliette portacinghia davanti e naturalmente dietro. È dotata anche di due inserti con ulteriore grip, sia nella parte anteriore della stina che sulla pistol grip. L'azione della MVP nei calibri 300 Blackout e 223 è interfacciabile con i caricatori Stanag. Questa è una grande comodità perché ci consente praticamente di mettere mani su qualsiasi caricatore possibile e immaginabile. Lo sgancio è tramite un bottone anteriore che si preme in giù e il caricatore viene liberato. Il caricatore in dotazione è in lamiera con un elevatore ad alta visibilità che ci consente di capire subito che abbiamo finito i colpi e viene reinserito all'interno in maniera molto fluida. L'azione dell'MVP è a 90 gradi con otturatore flutato, una cosa che per un'arma di questo per un'arma di questa fascia è assolutamente non diffusa. È una finezza in più.
La sicura è di tipo a due posizioni, che blocca, come vediamo, la catena di scatto. Lo scatto è un'altra cosa particolare del Mosberg, perché è dotato di una, come vediamo, una sicura al grilletto, tipo Glock, per se vogliamo, che ci impedisce di arretrare il grilletto e di far scattare l'arma. Dal momento che noi invece premiamo completamente sia grilletto che sicura, possiamo scattare. Scatto che, considerando tipologia di arma, è piuttosto netto, piuttosto leggero, è molto molto secco. Sente proprio la rottura, non male. Tutto l'insieme termina con un calciolo leggermente ammortizzante, ma diciamo che, considerando il calibro, non dobbiamo preoccuparci di reazioni spaventosamente incontrollabili. Un interessante setup, estremamente leggero e compatto, e naturalmente a un'arma del genere non si poteva che abbinare un'ottica filosoficamente affine, e cioè questo Hawk 3.12. Vediamo un'ottica particolare, perché è praticamente fornita di tutto quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo la nostra ghiera degli ingrandimenti, molto morbida, abbiamo torrette coperte di generose dimensioni, perché sono sì coperte, ma vediamo sotto, abbiamo un tamburo di tipo tattico, se vogliamo. I click sono da 1 cm a 100 metri o 0,1 MRAD, il che viene molto comodo per noi europei. Dall'altra parte naturalmente abbiamo la deriva, e dalla parte sinistra invece abbiamo il nostro parallasse, come vediamo, che fa da 0 a 600 metri e infinito. E poi abbiamo la ghiera per l'intensità dell'illuminazione. Tra ogni settaggio c'è uno spot off per consentirci di mantenere quella che è la nostra intensità preferita. Il reticolo è un balistico mil dot, praticamente un mil dot con dei riferimenti, con quattro riferimenti balistici in basso, molto utile per fare milling al massimo ingrandimento. Ora vediamo cosa riusciremo a combinare con questo oggetto estremamente particolare, sia in poligono che a caccia. Salve a tutti, ci troviamo come consueto al tiro a segno nazionale di Astrasinia per tarare e provare questa nuova Mosberg in calibro 300 Blackout con munizioni subsoniche da 190 grani della Hornady. L'ottica è già stata tarata in azienda, però adesso verifichiamo l'effetto che fa, come sempre, sui 100 metri. Allora, l'azzeramento è stato fatto, ma in realtà andava bene anche quello fatto dalla casa. Andiamo a prendere il bersaglio e valutiamo insieme
com'è andata questa cosa, Gemma? Eccoci qua, Antonio, allora abbiamo avuto qualche sorpresina. Sì, qualche sorpresa sì. Allora, partendo dal primo tiro che è stato quello, l'azzeramento fatto in azienda. E quindi il primo tiro è andato? Il primo tiro è andato benissimo, un muscio. Abbiamo alzato di qualche click per vedere di rimanere in un range di tiro dai 100 ai 150 metri. Esatto. Okay. E infatti le sono andate nel punto giusto, nel punto diciamo giusto. 4 centimetri sopra la mousse, ma non tutte. Non tutte, perché poi dopo scaldando probabilmente la canna ha un passo di rigatura non ottimizzato. Non appropriato forse per le subsoni. Che comunque abbiamo visto che colpo questa rosata tendeva a allargarsi. Tenendo conto palle da 190 grani. Allora, i 300 blackout è un calibro preciso con le palle supersoniche. Sì. Con le palle supersoniche purtroppo abbiamo visto che dà un'apertura di rosata colpo. I fattori sono tanti: canna corta, esatto, palla pesante, rigatura forse non appropriata. Non appropriata, probabilmente diciamo non le mastica. Esatto. Però comunque siamo nell'area vitale del selvatico. Quello, cioè, quello è la cosa fondamentale, perché quello è quello che ci interessa. Chiaro che se te vai a vedere la rosata, è una rosata molto aperta. Molto aperto, sì. Vabbè, comunque adesso a questo punto non ci resta che portarla a caccia e vedere che cosa succede. Che cosa succede? Seguiteci. Bene, dopo la prova al poligono con Antonio, eccoci alla parte finale del nostro test, ovvero la prova a caccia, nella quale cercherò di sfruttare al meglio le caratteristiche di arma, ottica e naturalmente munizioni nel tiro a corta e cortissima distanza, attività che io prediligo perché mettono veramente a dura prova le capacità venatorie. Andiamo a vedere cosa succede, seguitemi. Per questa tipologia di caccia sono necessari due oggetti, il telemetro e il binocolo, meglio se racchiusi in un unico oggetto, come in questo caso. Sto parlando del bino telemetro della Zeiss, il Victory RF 8x42, che si contraddistingue per luminosità e leggerezza. Pensate, pesa soltanto 930 grammi. Vi dirò solo alcune caratteristiche che contraddistinguono questo bino telemetro. La prima cosa che mi piace evidenziare è che il rangefinder integrato possiede un calcolatore balistico che fornisce dati sulla caduta della vostra munizione in tempo reale, tutto gestibile tramite l'app Zeiss Hunting, che gestisce fino a ben 9 profili balistici. Con questo bino telemetro si possono fare misurazioni da 10 metri fino a 2 km e 300 metri e l'accuratezza delle misurazioni è pari allo 0,5% fino a 600 metri. Il diametro della pupilla di uscita è di 5,3 mm ed ha un fattore crepuscolare di 18,3. La distanza minima di messa a fuoco è 2,5 metri e la temperatura di esercizio varia da meno 30 a più 65 gradi. Il tutto racchiuso in un prodotto che misura appena 166 mm. Si tratta di un oggetto davvero dalle grandi prestazioni. Avvicinarmi.
sentito l'odore, eccoci, del sangue nell'acqua. Vedo là del sangue, ecco, ecco qua, qua c'è del sangue, guardate, però non dovrebbe aver fatto molta strada, eccolo qua, come vedete, mi ha perso molto, la direzione è questa. Eccola lì, ecco lì, ero sicuro che non avrebbe fatto molta strada. Bene, faccio il recupero. Eccoci qua, il nostro giovane maschio, come vi ho detto, è stata una bella azione di caccia, l'animale è uscito, ho lasciato che si tranquillizzasse e poi ho tirato, avete visto, c'erano una serie di animali che ho dovuto quindi fare un avvicinamento perché la caccia è finita da poco e quindi gli animali sono ancora molto molto diffidenti. Comunque veniamo alle conclusioni finali. La scelta della carabina Mosberg MVP Patrol in calibro 300 Blackout si è rivelata una scelta giusta per questa tipologia di caccia, proprio per le sue caratteristiche di maneggevolezza e precisione. La calciatura, ancorché in polimeri, comunque dà un senso di robustezza. Non sono presenti quelle oscillazioni fastidiose date da materiali di scarsa qualità. La manetta dell'otturatore si impugna molto bene anche con mani guantate. Diciamo che non mi ha convinto del tutto la scorrevolezza del otturatore perché presenta qualche impuntamento che potrebbe dare qualche indugio sul riarmo. L'arma pesa 2,9 kg senza ottica, peso che arriva a 3,5 kg con quest'ottica montata, che è un Hawk Airmax 30 SF Compact con ingrandimenti variabili 3-12x40 mm, che direi che ha fatto egregiamente il suo lavoro. È un prodotto veramente dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. La campana da 40 è compensata dal tubo da 30 e quindi si può utilizzare anche, diciamo, a fine giornata, non a buio ovviamente, perché chiaramente la campana da 40 non garantisce un tiro a notte inoltrata. Ecco, bisogna essere onesti fino in fondo. Una caratteristica che mi è piaciuta molto di questa ottica è la presenza del correttore di parallasse, che non è così scontata in ottiche di questa fascia di prezzo e soprattutto con questi ingrandimenti. Altri elementi che rendono quest'ottica appetibile sono la lunghezza e il peso. Infatti, pensate, misura soltanto 270 mm e pesa appena 589 grammi. Veniamo alle munizioni. La scelta delle Hornady con palla sub X da 190 grani è stata una scelta determinata dal fatto che le zone di caccia che frequento sono fortemente antropizzate e quindi nessuno gradisce boati intorno alle proprie abitazioni. Di contro, l'utilizzo di queste munizioni prevedono determinate accortezze, tipo le distanze di ingaggio e soprattutto attingere il selvatico in aree vitali che ne permettano un rapido e immediato abbattimento. E in questo senso, come vedete, l'obiettivo è stato ampiamente raggiunto. Bene, io mi raccomando sempre, raccogliete sempre i bossoli, perché i primi a dover tutelare l'ambiente siamo noi cacciatori. Bene, io mi fermo qua, vi do appuntamento ad altri test di prodotti importati da Bignami, naturalmente su cacciatoriveri.tv. Questo programma è stato offerto da...